visto un bel Benevento nel primo tempo, poi nel secondo, dopo il gol della Roma del 2-1, ha un po' perso la bussola. Sì, esattamente. Nel primo potevamo anche allungare il vantaggio e non penso di essere troppo generoso o poco obiettivo perché abbiamo avuto occasioni o potenziali occasioni. Nel secondo, dopo il 2-1, quello che non mi è piaciuto è qualcuno si è fatto un po' troppo travolgere, non è stato più lucido, non ha avuto la lucidità che magari nel primo tempo abbiamo avuto, perché in quei momenti bisogna stare in partita, soffrire e passare oltre quel momento, perché poi non è detto che la partita la si possa riprendere, non bisogna invece alzare bandiera bianca o mollare anche se inconsciamente, anche se la classifica è brutta, però non è così che ci si comporta. Se puoi spiegarmi i cambi, perché ad esempio, soprattutto il terzo, no? Quello di Del Pinto, io mi sarei aspettato un attaccante. Lo so, però sai, Juricic lo vedevo in difficoltà di là e mettere un altro attaccante, avrei voluto mettere Diabaté. Per lo stesso motivo per il quale ho messo Sagna, quindi per dargli minutaggio. Però da quel lato, soprattutto, Juricic è Venuti, perché ho spostato Venuti a sinistra, ci stavano facendo male. E non è detto che puoi far gol mettendo un centrocampista e togliendo un giocatore con più qualità. Volevo cercare di dare un pochino più di consistenza dentro il campo. Perfetto, grazie. Silver. Benissimo, non sei generoso quando parli così come hai fatto del primo tempo, perché ti dico che lo stesso Di Francesco poco fa ha fatto i complimenti alla tua squadra, al vostro lavoro per quanto concerne il primo tempo, e la sensazione anche nostra vedendo la partita è che sull'1-0 con la Roma stordita perché ha subito il colpo si poteva far di più. E invece ti vedo particolarmente amareggiato per quello che è successo nel secondo tempo. Cioè per il fatto di aver allentato un po' il freno. Ma sì, perché poi si valuta e si giudica un 5-2 bugiardo, un 5-2 che parte con due gol su calcio piazzato, un rigore preso al 90esimo e un calcio di punizione, l'ennesimo calcio piazzato. Il gol del 2-1, Dzeko è andato in area a prenderla dove la può prendere solo lui, dove non abbiamo giocatori che possono andarla a contrastare. Palla persa in uscita, qualche volta abbiamo esagerato nel tenerla quando invece avremmo dovuto indirizzarla. Questo però purtroppo è un errore dettato dal tempo, nel senso che quando tu cerchi di far giocare sempre la palla, conoscere il punto limite oltre il quale non andare e invece indirizzare la palla scavalcando la pressione, è quella, non siamo ancora capaci di leggere quella situazione. Quella purtroppo viene col tempo e tempo non ce n'è e questo si paga. Sì, perché infatti proprio sul gol di Dzeko, no? Dove effettivamente era complicato per il difensore, però forse non andava fatto crossare prima. Ho visto L'errore. Costa, insomma, che ha seguito il giocatore della Roma e invece non puoi seguirlo se erai sempre in ritardo, no? Perché ha una velocità maggiore, va in velocità maggiormente. Sì, l'errore è addirittura prima, perché è una palla nostra data male a Sandro, quando l'importanza di fare i passaggi giusti con la forza giusta e poi spostano le partite. Poi c'è anche da dire che la Roma ha dei giocatori di una potenza, di una forza, di una velocità, di una cilindrata diversa da noi. E nel primo tempo l'abbiamo un po' mascherata questa differenza, per voglia, per qualità anche, perché comunque abbiamo adesso giocatori Brignola, Guilherme, Juricic, D'Alessandro e Sandro che sanno giocare. Poi arriviamo ancora fino a un certo punto e non riusciamo a spingerci
oltre. Vai Silver, scusami, ti ho incalzato. Per carità, è un piacere, la curiosità di tutti e tre, te la giro io, poi lascio chiaramente spazio ad Antonio e Michele. In linea generale, si può fare o ci si può inventare qualcosa contro questo strapotere fisico nei duelli aerei in area di rigore? Roberto, questo illuminaci tu un po' per capire, perché sono cose che vediamo anche nelle partite di Champions, e la partita poi è girata lì, chiaramente per la forza fisica della Roma, no? C'hai ragione, perfettamente, si può fare qualcosa di più, cioè se io affronto uno più grande. Se nel frattempo potete chiamarci, è caduta la linea, noi continuiamo. Se si affronta uno fisicamente più grande di te, si può ostacolarlo in partenza, si può non fargli prendere il terzo tempo per lo stacco. E poi ci sono anche le qualità degli avversari, perché Fazio fa gol un po' a tutti, Dzeko fa gol un po' a tutti, e questi sono dei giocatori di livello superiore oggi rispetto al nostro. Sì, ciao Roberto, Antonio Martone. Allora, totalmente d'accordo con quest'ultima analisi, che probabilmente è anche il male rispetto a questa classifica, cioè un po' più smaliziata, ad essere più cattivi in area, ad evitare il terzo tempo. L'ha fatto Manolas, l'ha fatto Dzeko due volte, lo ha fatto Fazio in occasione del gol, e sono d'accordo, come pure quello delle palle in uscita, che purtroppo è un vecchio tallone d'Achille. La mia domanda è un'altra. Roberto, paradossalmente, e qui voglio la tua spiegazione, se puoi darmela, paradossalmente dopo il gol, con la Roma in difficoltà, e tu si vede, l'ho detto poc'anzi, che l'hai studiata bene, perché palla a terra, con queste ripartenze, con il centrocampo densissimo, effettivamente gli hai dato mille difficoltà, la posizione di Juricic che era imprendibile per loro e così via. Paradossalmente però, dopo il gol ci siamo fermati, ci siamo frenati e abbiamo fatto, non abbiamo più verticalizzato, e addirittura giro palla, sì, ovviamente cercavamo di allentare i ritmi del match, ma girava con palla di che finiva dalla tre quarti avversaria nella nostra area di rigore. Ecco, è subentrata la paura o è stata la reazione della Roma? No, è un po' la prima cosa. Se devo valutare, la responsabilità è più, secondo me, dettata dalla paura, ma dalla paura e anche dal fatto che ancora non leggiamo bene le situazioni. Un conto è ogni tanto gestire la palla, perché non puoi andare sempre in verticale, soprattutto contro queste squadre, se non gli spezzi un po' il ritmo, ti mettono alle corde. E un altro conto è gioco e poi attacco lo spazio, e poi cerco di farli male, perché poi il gol è venuto così, e un'altra occasione nel secondo tempo subito dopo il gol è avvenuta allo stesso modo, e questo è un po' il vedersi ultimi e il portarsi in campo tante cose che non dovremmo portarcele, però che purtroppo qualcuno, anche inconsciamente, anche in buona fede, se le porta, e c'è poco da fare. Non sono d'accordo sul fatto che avete detto prima, ma comunque domani mi autoinvito in trasmissione, visto che mi avete invitato un sacco di volte. Domani ci vengo, così mi prendo tutte le critiche del 5-2 e mantengo la parola data. Veramente complimenti, ti fa onore questo. Però la pizza tocca pagarla, no, a te. Non per farlo, lo sapevo. Ma perché... No, non per far l'eroe, ma perché è giusto anche che mi prenda le responsabilità, ma questo devono farlo un po' tutti. Ma eravamo arrivati al fatto che contestavo quello che dicevate prima, di pensare a chiuderla nel miglior dei modi. No, qua non c'è da chiudere nel migliore dei modi niente, c'è da pensare alla gara col Crotone per cercare di vincerla a tutti i costi. Non so se ce la faremo, ma prepareremo la gara sicuramente per vincerla a tutti i costi, e poi vediamo domenica sera il risultato che ne uscirà, e vedremo il distacco. Tutto qua almeno io non ne voglio sentir parlare di chiudere prima le cose o farle mantenere, no, cerchiamo di tenere la dignità, l'orgoglio, e di dare anche un
po' di, non dico di felicità perché è la parola sbagliata, però un po' di dignità alla gente che ci segue, a quello che facciamo noi, perché girano anche le palle perdere 5-2 in questo modo non meritando, ma di sentire di mollare prima o di chiudiamola nel migliore dei modi, questo ve lo assicuro che non succederà. Michele, grazie, grazie Roberto. Assolutamente, allora sempre sull'onda della sincerità, Roberto. Sarri e Di Francesco non sono tipi da fare complimenti diplomatici. Oltre ai complimenti di Sarri e Di Francesco, cosa ti lasciano queste due partite che sulla carta erano difficilissime e purtroppo anche sul campo si sono dimostrate tali, nonostante quello che avete fatto e sicuramente meritavate di più? Ma lasciano che col Napoli potevamo andare in vantaggio e oggi potevamo andare in doppio vantaggio. 2-0 oggi non c'era niente da dire, probabilmente devo essere più bravo a trasmettere